Ciao a tutti, eccoci qui con un nuovo video, parte 2 diciamo di questa lavorazione di cui parlavo nello scorso video. Allora, presa Fiat 500. Ora premettiamo una cosa: manca l'arco di protezione, mancano le protezioni alle cinghie e agli organi di movimento, manca la protezione alla marmitta. So benissimo tutto e ovviamente mi sto muovendo per risolvere tutto il prima possibile. Adesso siamo in periodo virus, quindi non si può nemmeno far più di tanto. Vediamo velocemente la macchina, anche la fresa. È una fresa questa Dondi, ovviamente questa è una fresa che ha i suoi anni, quindi insomma il trattore lo lascio acceso perché sta scaldando un po'. Ecco, la presa di forza anche quella non è a norma, ma noi non lo diciamo niente a nessuno, quindi ok, continuiamo. Macchina con una larghezza di lavoro di 160 centimetri, c'è scritto anche qui, spero si veda. Trattore Fiat 500 Special del 1972, comprato dal nonno in combinazione con la zappatrice e anche un aratro, sempre di marca Dondi. Fiat 500 Special, 50 cavalli, 6900, andiamo a vedere, 6695,4 ore, quindi c'è da dire che in 48 anni ha lavorato veramente poco. Niente, qui è dove sono passato stamattina con il bolide e il ripuntatore. Si vede bene che il terreno è stato smosso, ma devo lavorarlo per bene, devo fresarlo bene. Allora, eccoci qua, qui appunto sono passato stamattina con il ripuntatore. Allora, brevemente, per chi non se ne intende, questa è la frizione indipendente della presa di forza. Qui ho le cuffie che dopo metterò, ho la leva qui dell'innesto della presa di forza, alcune hanno due posizioni, questa ha una sola posizione, ha due posizioni, era sincronizzata col cambio e col giro del motore, era un optional. Questa invece è solo con i giri del motore, quindi la metto qui come ogni Fiat gratta, neanche troppo devo dire, e per far partire la presa di forza mi basta abbassare la leva della frizione. Ok, si parte, marcia prima lenta, giù la frizione lentamente. Anche qui non devo andare troppo a fondo come con il ripuntatore. Ora dovrò fare le dovute regolazioni del terzo punto e del rullo posteriore, ma prima faccio una prova e poi dopo lo regolo. Caro vecchio 500 si comporta sempre bene, sì, sta venendo un bel lavoro. Il terreno è venuto abbastanza morbido, non è così duro come era l'altro giorno, quindi riuscirò a lavorare bene, a fare un bel lavoro, e poi quando spianerò ovviamente farò un video a riguardo.
Fresatura effettuata, il buon vecchio 500 ha avuto pane per i suoi denti e si è fatto valere come al solito. Ora, dopo la fresatura, passerò allo spiano dei pezzi di terreno che ho appunto fresato. Quindi io con questo sfondo dei peri del 2018 vi saluto, ci vediamo al prossimo video che appunto sarà lo spiano. Ciao!